Abbiamo voluto fare un presidio silenzioso, scendendo nuovamente in strada con un gruppo nostro di rappresentanza, per far vedere alla gente che noi ci siamo. Esprimiamo solidarietà massima ai ferrovieri che sono stati aggrediti pochi giorni fa su una linea del Nord, nella stazione di Villa Pizzone. Noi chiediamo che fenomeni simili non riaccadano più. Speriamo che non succeda anche a Saronno, che è già stato teatro di altri tipi di aggressioni. Noi chiediamo alla nuova giunta di seguire gli impegni presi sulla sicurezza, iniziando innanzitutto dal riaprire la postazione a binario 1 della Polizia Municipale. Chiediamo che sia non soltanto riaperta immediatamente, ma potenziata, con una presenza fissa 24 su 24, possibilmente con poliziotti armati, in modo che ci sia una forma di garanzia. Ribadiamo nuovamente di non focalizzarci unicamente sulla stazione ferroviaria di Saronno, perché altrimenti c'è il rischio di spostare i criminali da qua e fare andare da un'altra parte. Saronno non è soltanto il centro, Saronno non è soltanto Corso Italia, non è soltanto la stazione. Ci sono dei quartieri come il Matteotti, i Prealpi, che di sera sono lasciati comunque andare. Noi chiediamo che ci sia un potenziamento categorico in ogni quartiere di Saronno. Non abbiamo nessun tipo di pregiudizio, siamo contenti che abbia vinto un sindaco di un'area politicamente definita di centrodestra, ma avesse vinto Licata per noi non sarebbe cambiato nulla, saremmo stati sempre vigili, vicini alla gente, pronti a controllare, attendiamo i risultati e sui risultati noi giudicheremo.